Ciao a tutti! Oggi un piatto molto importante, lasagne con parmigiana di melanzane. Ma già il nome evoca ingredienti meravigliosi. Vediamoli tutti da vicino, gli ingredienti. Ecco gli ingredienti per quattro persone. Allora, tre melanzane. Del peperoncino, dell'aglio, poi lasagne, ma quale? Quelle ricce, questa è la lasagna che so, quella riccia. Poi delle mozzarelle di bufale, sono tre, del pomodoro, una bella passata. Questa passata si chiama fofò, e vabbè. Olio d'oliva extravergine, poi cannoli. Del parmigiano reggiano, una bella quantità. Ovviamente basilico. Tutti qua gli ingredienti. Vediamo l'esecuzione. Intanto il taglio delle melanzane, l'uomo strappò noi e poi incominciamo a fare delle fette, oh, non tanto sottili, devono avere la loro consistenza. Melanzane tagliate, queste ora devono essere fritte. Temperatura dell'olio, basta mettere dentro uno stecchino e vedere se fa le bollicine. Ecco, sta appena iniziando. Un altro po'. Ci siamo. Olio semiprofondo e caliamo la prima rata di melanzane. Oh, non tutte insieme perché sennò si abbassa troppo la temperatura dell'olio. Quando le melanzane hanno raggiunto questo colore marroncino chiaro, sono pronte. Colore giusto, cottura perfetta. Prendiamo le melanzane e le disponiamo su un foglio di carta da cucina assorbente. O fate scolare bene le melanzane quando le tirate fuori. Ecco qua, prima padellata fatta. Mettete della carta assorbente anche sopra. Avvio la seconda frittura. Fritte le melanzane, dobbiamo preparare il sugo al basilico, o qualcuno osa anche addirittura mettere il sugo del ragù. Beh, certo, sarà ancora più ricco. L'olio è caldo, allora caliamo aglio e peperoncino. Facciamo soffriggere appena un po', aglio indorato. È la nostra passata fofò. Fofò, bella. Inizia a pippiare. Allora, basilico. 10 minuti, un quarto d'ora di cottura e siamo a posto. Fine cottura. Quattro foglioni di basilico, anzi sono cinque. Il sugo è pronto e questa è la sua consistenza. Sugo al basilico. Mettiamo a bollire l'acqua per le lasagne. Dentro l'acqua io ho aggiunto proprio un filino d'olio per evitare che le lasagne si attaccano. L'acqua bolle. È stata salata e noi caliamo
le lasagne ricce. Calcolate per 4 persone 300-350 grammi di lasagna. E ora abbiamo tutto, noi abbiamo scolato le lasagne, passate in acqua fredda e poi le abbiamo asciugate su di un canovaccio, così. Poi qui abbiamo il sugo di pomodoro, la mozzarella, il formaggio, le melanzane fritte, e che vuoi più? Tra poco componiamo con un'orchestra una teglia. La prima cosa è il pomodoro. Oh, non lesinate, deve essere molto sassosa. Quindi mettiamo le lasagne. Le prime due le mettiamo loro a cavallo, che fanno sul bordo, in questa maniera. Occhio anche ai rattoppi, fate così. E ora pomodoro, parmigiano, quindi le melanzane, così. Ancora bummarola, parmigiano, e quindi mozzarella. La distribuite come volete. La mozzarella così. E ora ancora uno strato di lasagne. Utilizzate anche i rattoppi. Così. Pomodoro. È una tarantella praticamente. Dovete alternare gli strati. Poi muovetevi anche con la vostra fantasia, non è obbligatoria la sequenza, questa è solo una proposta. E ora le melanzane, in questo modo. E quindi, pomarola. Parmigiano. Mozzarella. Oh, certo, qui del fior di latte di Agerola ci stava da Dio, però noi abbiamo trovato soltanto la mozzarella di bufala, ma non è male la scelta. E giù di lasagna, lasagna riccia, e sai cosa scegli. E poi questi piccoli tacconetti che fanno la loro figura. E ora continuiamo col pomodoro fino all'ultimo strato. Siamo quasi arrivati all'ultimo strato. Interessante. Ultimo strato, solo pomodoro e quelle foglioline di basilico. Manca solo il parmigiano. Ecco. Ultimo atto, il parmigiano. Questo bambiniello va in forno per 35-40 minuti a 160 gradi. Quindi inforniamo. Ecco, ora in forno e ci vediamo tra poco. Ed ecco le nostre lasagne ricce con melanzane alla parmigiana appena uscito dal forno. Ora fatelo intiepidire, mi raccomando. Ed ecco la mia mattonella di lasagna riccia. Maro, lo spettacolo. Vaiù, tutti a tavola e buon appetito. Thank you.
una poesia. E il sapore è proprio quello della parmigiana di melanzane. Se fermo l'orologio. Facito e magnata vil. E alla prossima. Ciao ciao!